Buonasera a tutti, carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regina della Pace, dell'Associazione del Sacro Cuore di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Ci ritroviamo ancora una volta per leggere, commentare e anche meditare questo bellissimo testo della testimonianza di Gloria Polo. Saluto all'inizio di questa diretta tutti voi che ogni sera ormai vi trovate qui con me. Questo mi fa molto piacere che si è formato un gruppo assiduo che ha fame e sete di conoscere la parola di Dio anche attraverso queste testimonianze così straordinarie. Allora saluto Giuseppina Candelori, Anna Bisicchia, Valentina Paolillo, Lucia Tassone, Ignazio Callea, Gianni Petrilli, Teresa Sibi, Lidia Damiano, Gianni Anna Maria Anna Rita Bruno, Rosa Lo Piccolo, Alfride Bianchi, Ignazio Callea, Maria Barbieri, Dani Bielli, Patrizia Moxedano, Valeria Baldari, Graziella Gallace, Cecilia Brillante, Rodica Prisacariu, Rosimar Torana, Francesco Provenzano, Elsa Agnello, Aurora Carbone, Antonia Cancellieri, Maria Rosaria Di Flora, Caterina Albanese, Mena Fragola, Lucia Filippini, Imma Irlando, Anna Menduni, Rapisarda Cinzia, Paola Epis, Lina Fienga, Katia De Sena, Barney B, Elena Serra, Rino Speranza, Grazia Boieri, Carmela Mauriello, Carmela Mazzitelli, Domenica Cutuli, Anna Bisicchia, Maria Verta, Alessia Gianfelice, Rosaria Scamardella, Anna Maria Aprea e tutti voi, siete tantissimi, non posso citarvi tutti perché siete veramente tanti. Bene, allora, iniziamo come sempre questa diretta ascoltando un brano direttamente dalla voce di Gloria Polo su questa testimonianza straordinaria. Questa sera mi è capitato di dialogare tramite messaggino su Facebook, purtroppo con due giovani che hanno messo due bestemmie. Credo che questi due giovani non si conoscessero, però tutti e due. Una ha bestemmiato Dio, l'altro ha bestemmiato la Madonna. Non ho risposto con durezza a questi giovani, ma ho detto quanto avrebbero sofferto loro il giorno in cui avrebbero incontrato Dio, Gesù e Maria. E uno mi ha risposto, allora è vendicativa. No, no, soffrirai tu per aver compreso quel giorno che la incontrerai quanto hai ferito l'amore di Maria, l'amore della Madonna. Perché questo sarà il dolore più grande. Così come Gloria Polo ha avuto il dolore grandissimo di aver compreso, di aver ferito profondamente l'amore di Dio, se stessa e l'amore del prossimo. Ed ho inviato a questi due giovani la prima parte di questa testimonianza di Gloria Polo, quindi il video. Spero che lo guardino e riflettano profondamente, specialmente quando si parla dei giovani che sono nel purgatorio e altri anche nell'inferno, perché veramente questo è un momento difficilissimo per i giovani. Infatti tutte e due, sia la ragazza molto giovane, anche il ragazzo, dicevano di non credere, che sono favole. Beh, dico, guardate questa testimonianza, ho detto al giovane, e dimmi se è una favola. Bene, noi vediamo che si tratta di una testimonianza fatta sulla carne viva di Gloria Polo, bruciata dal fulmine, quindi non è stata una cosa così inventata, ma lei l'ha vissuta nella sua pelle, nella sua carne, nelle sue ossa, nel suo midollo, era bruciata dal fulmine e Dio l'ha fatta risorgere dalla morte. Ha risanato la sua carne, l'ha fatta ricrescere e l'ha inviata come testimone al mondo intero per dire quello che io vi ho annunciato nel Vangelo è vero, convertitevi e credete nel Vangelo. Ecco, ascoltiamo qualche minuto della testimonianza diretta di Gloria Polo. Avevano consegnato
consegnato il Tempio dello Spirito Santo alla prostituzione, alle aberrazioni, però quelli che più soffrivano, los adulteros, gli adulteri, l'adulterio è un peccato terrorizzante. L'adulterio va contro la Santissima Trinità. L'adulterio è terribile, va contro la Santissima Trinità. Va contro la famiglia. Contro la famiglia. Ed è un cancro che fa imputridire la famiglia umana. Perché entrano due persone in chiesa e ne escono tre. La terza persona che forma una trinità, Cristo. Nel letto sacramentale si accende un fuoco, che è il fuoco dello Spirito Santo. I figli vengono fecondati nell'amore di Dio e nell'amore dello Spirito Santo. Che un hijo se levante sin su papà. Quando un figlio si alza e non c'è più suo padre o senza sua madre, perché si è innamorato di un'altra persona e l'hanno lasciato da solo, clama al cielo giustizia. Questo al cielo grida giustizia. Un niño llorando, un bambino che piange y orando, e che prega para que su padre non perché se vaya, i suoi genitori non se ne vadano. Y el hombre de todas maneras se va, e l'uomo, anche nonostante questo, se se ne va, risponde gravemente delante de Dios, davanti a Dio. Io ho visto mio padre que ya había muerto también, che era anche lui morto. Estaba en unos pantanos. Lui stava in alcuni pantani. Estos pantanos eran questi pantani erano tutte le sue relazioni disordinate fuori dal matrimonio. E gridava con vergogna e dolore. L'adulterio. Allá el pecado se ve sin máscaras. Lì il peccato si vede senza maschere e si vedono peccato, le conseguenze del peccato. In questo eterno presente mio padre piangeva ogni volta che i miei fratelli spendevano i loro soldi nei bar e andavano a letto con delle altre donne, perché questo era stato l'esempio di vita che noi avemmo. Io soffrivo vedendo mio padre che piangeva, però io continuai a scendere. Mio padre diceva grazie signore per questi 38 anni di orazione, di preghiera, di questa santa donna che mi hai dato per sposa. Grazie alla sua preghiera io mi sono salvato. 8 anni prima di morire mio padre si convertì e si confessò, però non riparò il peccato. E questo è molto grave. Quando io ho continuato a scendere, llegué a una parte plana, io arrivai in un luogo piano, pianeggiante, aterradora, che mi terrorizzò, terribile. C'erano delle tenebre molto dense. Si aprì una bocca. E questa mi risucchiò e io con la testa lì in giù me ne andai dentro questa bocca. San Michele mi sostenne per i piedi. Io vedevo un buco orribile con una bocca lì sotto, però questa bocca stava cerrata, era chiusa. Io sapevo che se io fossi entrata lì non sarei più uscita da lì, da quella bocca, perché questa bocca sarebbe aperta. Io entrava e io sarei entrata e mai più sarei potuto uscire da là. Aterrata, terrorizzata, iniziai a gridare: toglietemi fuori da qui, io non ho mai rubato, non ho mai ucciso. E disperata gridai: anime del purgatorio, sacchemi di qui,
tiratemi fuori da qua. Ah, già se mi acabò l'ateismo. E lì mi era finito il mio ateismo. Me sentia angustiata. Mi sentivo angosciata. Unas criaturas delle creature orribili stavano sopra il mio corpo. Arrivarono sul mio corpo. Me quemavano. Mi bruciavano. Me jalavano. Mi tiravano. Era aterrador. Era una cosa terribile. Pero cuando yo le llamo a las almas, però quando io chiamai le anime, empecé a oír, iniziai ad ascoltare como lloraban, come piangevano, como gemían, come gemevano, come gridavano. Millares, migliaia, millares, migliaia, millares de e migliaia di persone. In questo buco había tanto, c'erano così tanti giovani, había muchísimo, c'erano moltissimi, moltissimi giovani in questo buco. Era, muy doloroso verlos allí. Era molto doloroso vederli lì. Io mi resi conto che quelli si erano suicidati. Si habían salido del orden divino. Erano usciti fuori dall'ordine divino. Salieron del regalo. Uscirono della vita. Da quello che è il regalo della vita. Cuando yo los veo allí, quando io li vedo lì, yo empiezo a gritar, io inizio a gridare. Sáquenme de aquí. Tiratemi fuori da qui. Soy cattolica. Sono cattolica. Non tengo por qué estar aquí. Non c'è motivo per cui io stia qui. Quando grido che sono cattolica, quando grido che sono cattolica, veo unas escaleritas, ho visto degli scalini, delle scale con mucha luz, con molta luce. Nel primer escalón, nel primo gradino stava mi padre, c'era mio padre con, muy poca luz, con molta poca luce. Quattro escalones más quattro arriba, scalini più in alto stava mi madre, c'era mia mamma con, ese vestido blanco, con questo vestito bianco. Yo le grité, io gridai a lei, sáquenme de aquí, tiratemi fuori di qui. Quando ellos bajan la vista, quando loro porgono verso di me il loro sguardo e, me ven en ese hueco, e mi vedono in questo buco, mi padre pegò mio padre un grido, emise un grido desgarrador, un grido terribile. Mi padre grita, mio padre grida, no signor, no signore, mi la mia figlioletta, no signore. In ese istante, in quell'istante io mi, doy cuenta, io mi rendo conto che, ellos están respondiendo, che loro a Dios, stanno rispondendo a Dio por el hogar, per la famiglia y por la formación, per la formazione che mi hanno dato. El hombre, l'uomo risponde, risponde in maniera ancora più dura porque es el patriarca, perché è il patriarca, el dueño de la bendición, il signore della benedizione. Dios le da al hombre, Dio dà all'uomo un, amor y una autoridad, un amore e un'autorità para proteger a per mujer, proteggere la sua. Abbiamo ascoltato, carissimi amici e amiche, come in quella buca c'erano tanti giovani che soffrivano in un modo indicibile e come Gloria Polo, quando arriva lì, ha finito di essere atea, perché adesso vede con i suoi occhi e fa esperienza con tutto il suo essere che esiste una dimensione ultraterrena, che c'è il giudizio di Dio e che ci può essere sia una dannazione, sia una purificazione, sia una salvezza eterna. Ecco, adesso andiamo al testo, così continuiamo la nostra lettura. Siamo al punto in cui Gloria incontra Gesù e Gesù gli dice se ha osservato i comandamenti e lei risponde di sì e invece Gesù le dice no, tu non li hai osservati, tu non mi hai amato. E dinanzi a questo giudizio di Gesù, lei si trova completamente senza armi, si trova completamente disarmata, non può dire nulla perché dinanzi al giudizio di Dio tutto è nudo, tutto è nella verità, tutto viene alla luce. E allora vediamo adesso il momento in cui vede il libro della vita. Dice Gloria: mi permise di controbattere solo fin qui, fratelli miei, poi non aprii più bocca perché venne dischiuso il libro della vita
e di fronte all'evidenza della mia reale corrispondenza alla legge divina dei 10 comandamenti lì scritta, potei stare solo in silenzio. Che bellezza però, fratelli, quanta tenerezza ha Dio Padre nel dedicare a ognuno di noi un libro in cui registra tutta la nostra vita, alla stregua di una mamma che custodisce l'album fotografico e i filmini dei propri figli. Questo è amore. Nel libro della vita vedi tutta la mia vita, momento per momento, dalla fecondazione fino all'ultimo istante vissuto nel tempo. E mi venne mostrata come la vedeva lui, non come la vidi io mentre la vivevo. Io, infatti, non avevo un giusto criterio per giudicare il valore morale delle mie azioni, perché mi credevo santa al punto che dicevo, così buona come sono, dove dovrei andare? Perciò, qualsiasi cosa facessi era per me buona, anche se la materia del mio comportamento era grave, peccaminosa. E io consentissi deliberatamente a quell'azione pur avendo la piena avvertenza della sua illecità, secondo la legge di Dio. Ecco, capite, carissimi? C'è un libro della vita, dice Gloria Polo. Tanti che hanno fatto questa esperienza di premorte, in effetti parlano di questa cosa straordinaria, cioè rivivono tutta la loro vita. Rivedono, fotogramma dopo fotogramma, tutta la loro vita. Ecco qui una bella immagine di Gloria Polo con lo sguardo luminoso, ma non era così prima di fare questa esperienza. E cosa dicono tutte le persone che hanno fatto l'esperienza della premorte? Che praticamente è come un film. La loro vita passa dinanzi ai loro occhi dal momento del concepimento fino all'istante in cui muoiono. E vedono attimo dopo attimo tutto quello che è nella loro esistenza, i loro pensieri, i loro sentimenti, i loro comportamenti. Però adesso li rivedono non come li vedevano quando erano qui sulla terra, così come dice Gloria, ma si vedono alla luce di Dio e dunque i comportamenti peccaminosi fanno rabbrividire, fanno vergognare, invece magari tanti comportamenti oggi peccaminosi fanno gioire i peccatori, li fanno rendere orgogliosi di se stessi, no? Il peccato viene esaltato, alla luce di Dio invece sarà una grande vergogna e Gloria dice che ha commesso tanti peccati con piena avvertenza, cioè sapendo che quella cosa era materia grave, che era un peccato grave e l'ha compiuto volontariamente. Ecco perché stava per finire all'inferno. Quindi non possiamo noi dire di non conoscere la legge di Dio, specialmente noi cristiani che abbiamo 2000 anni qui in Occidente di cristianesimo e che abbiamo avuto la testimonianza di grandissimi santi nel nostro tempo. Nel secolo scorso Padre Pio de Pietrelcina, Madre Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, che sono arrivati fino al nostro secolo, questo secolo. Ecco, quindi abbiamo veramente grandi esempi, grandi testimoni di un Vangelo vissuto, incarnato, testimoniato e insegnato. Se oggi si vuole andare deliberatamente contro quella che è la legge di Dio, contro i comandamenti di Dio, contro le norme morali più semplici, contro la stessa natura umana che è evidente, questo sarà sicuramente un peccato molto grave, potrebbe essere un peccato mortale per gran parte della nostra generazione. Ecco, anche questi ragazzi, che questa sera vi dicevo hanno bestemmiato lì, ho trovato le bestemmie sulle pagine Facebook, e ai quali ho detto come stanno le cose, avranno una grande responsabilità se rifiuteranno e queste cose che io ho detto loro e che questa testimonianza che gli ho inviato, perché Dio trova tutte le strade. Ecco, magari è stato questo il momento per far prendere coscienza a questi ragazzi che esiste Dio e che Dio è amore e che Dio giudica le azioni buone e cattive, e ho detto anche qualche conseguenza sul peccato della bestemmia, perché Dio è in ogni istante alla ricerca delle anime. Magari si è servito di questo momento per far ritornare questi ragazzi sulla giusta strada. Speriamo che lo facciano. Continuiamo a leggere. Dunque, nel libro della vita, vedi tutta la mia vita, momento per momento,
dalla fecondazione fino all'ultimo istante vissuto nel tempo, e mi venne mostrata come la vedeva lui, non come la vidi io mentre la vivevo. Io, infatti, non avevo un giusto criterio per giudicare il valore morale delle mie azioni, perché mi credevo santa al punto che dicevo: così buona come sono, dove dovrei andare? E anche il giudizio che molti peccatori danno su se stessi. Molti dicono: io che peccati ho? Non ho ucciso, non ho rubato, le stesse cose praticamente che diceva Gloria Polo, e intanto però stavo andando all'inferno. Perciò qualsiasi cosa facessi era per me buona, anche se la materia del mio comportamento era grave, peccaminosa, come ad esempio i rapporti prematrimoniali, come ad esempio l'aborto, come ad esempio la ribellione verso i genitori, e ancora la calunnia, la diffamazione. Lei è andata anche dai maghi, faceva cose occulte, l'esoterismo, insomma tante cose che l'hanno portata ad allontanarsi completamente da Dio e a vivere nello stato di peccato mortale e impenitente anche. Ed io consentissi deliberatamente a quell'azione, pur avendo la piena avvertenza della sua illegittimità secondo la legge di Dio. I miei genitori erano ancora presenti sulla scalinata. Compresi che erano lì presenti per rispondere a Dio della loro genitorialità, cioè della patria potestà, della loro responsabilità in quanto genitori, in quanto hanno generato quella vita ed erano da Dio posti per dovere alla sua educazione e alla sua custodia dal male. La voce disse a mio padre, piangente: ti sei preoccupato di dare a tua figlia la possibilità di studiare nonostante la tua povertà. Hai fatto molto bene. Ti sei preoccupato di farla crescere e di infonderle la responsabilità del lavoro. Hai fatto molto bene. Guardala però, qui nell'eternità, guardala, quanti vizi. Ecco, quindi i genitori sono preoccupati, specialmente il padre, di cose materiali, dello studio, del lavoro, ma non della vita morale, ma non della vita spirituale. Il matrimonio dei miei genitori. Nel libro della vita vidi dunque il matrimonio dei miei genitori. Vidi che quando una coppia di fidanzati entra in chiesa per sposarsi, scambiandosi vicendevolmente il consenso matrimoniale con la promessa di fedeltà, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amore e onore per tutti i giorni della loro vita, sta facendo una promessa a Dio. Ecco, capite, carissimi e carissime, il matrimonio, oltre che essere una promessa reciproca, che i coniugi si scambiano vicendevolmente, è una promessa fatta a Dio. Nel momento in cui si sposano, scende la grazia di Dio, lo Spirito Santo, e crea di quelle due persone un'unica realtà, e Gesù vive all'interno della comunione di quelle due persone da quel giorno in poi. Ve ne renderete conto benissimo anche voi quando lo leggerete nel libro della vostra vita. Dio è affascinato dai matrimoni. Il nostro Signore si rallegra quando vede una coppia di suoi figli pronti ad unirsi in matrimonio. Dio Padre scrisse con caratteri d'oro, di un brillio indescrivibile, le parole delle promesse matrimoniali che si scambiarono i miei genitori. Vidi che quando bevvero entrambi al calice del sangue dell'agnello nel rito eucaristico successivo al rito matrimoniale, espressero il loro atto di unione, il patto che stavano concludendo con Dio. Furono completamente avvolti dal fuoco dello Spirito Santo. La Trinità al completo, quindi, è presente a cogliere le promesse matrimoniali. Essa è l'unico autentico testimone. Perché? Perché Dio chiaramente vede quello che si compie a livello spirituale. Le realtà mistiche che sono presenti nei sacramenti li vede perfettamente, profondamente soltanto Dio. Noi cogliamo soltanto l'aspetto esteriore, ma l'aspetto interiore di quello che avviene nel sacramento lo vede Dio. E Dio ha fatto delle cose meravigliose. I sacramenti sono non dei miracoli, infinitamente di più di miracoli. Perché mentre nel miracolo c'è una potenza di Dio che si esprime sulla natura creata, nel sacramento è Dio stesso che si rende presente. Quindi il sacramento è ancora di più di un miracolo. E voi pensate
Invece quanti giovani si accostano al sacramento del matrimonio con totale superficialità, senza comprendere i valori e i doveri del matrimonio, senza capire la grazia che è insita nel sacramento del matrimonio, e proprio per questo oggi tantissimi matrimoni vanno alla rovina, perché purtroppo sono fondati sulla sabbia e non sulla roccia. Il matrimonio deve partire fondato sulla roccia della parola di Gesù, secondo quelle sante parole ispirate dallo Spirito Santo e piene di grazia che il Signore ci ha donato nel Vangelo. Ecco, l'uomo che costruisce la casa sulla roccia chi è? Chi ascolta la mia parola e la mette in pratica è come quell'uomo che costruisce la casa sulla roccia. Vennero la tempesta, straripararono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, e quella casa non cadde perché era costruita sulla roccia. Invece chi non ascolta le mie parole e non la mette in pratica è come quell'uomo che ha costruito la casa sulla sabbia. Soffiarono i venti, straiparono i fiumi, ci fu la tempesta e si abbatté su quella casa, e quella casa cadde e la sua rovina fu grande. Molti matrimoni sono come questa casa che va in rovina perché non sono fondati sulla parola di Cristo. Questa è una cosa molto importante, leggere il Vangelo e sforzarsi di metterlo in pratica e invocare la Divina Misericordia con una preghiera continua all'interno della famiglia, tra i genitori e tra genitori e figli. Allora sì che quella casa sarà fondata sulla roccia e non crollerà. Continua Gloria. Quando mio padre pose l'anello a mia mamma, e vennero dichiarati marito e moglie, Gesù stesso consegnò a mio padre un pastorale celestiale, un bastone ricurvo di luce. Era una grazia, un dono di Dio. Era l'autorità di Dio Padre infusa in mio padre affinché la esercitasse nella sua famiglia e guidasse il suo gregge lungo il cammino in questo mondo, nel quale ci sono tanti lupi. E figuriamoci oggi quanti lupi ci sono che vogliono distruggere le famiglie. I primi lupi sono i demoni, ma poi anche tutta la società concorre alla distruzione della famiglia, oggi anche con tutte queste leggi contro la natura, veramente sembra che il mondo intero stia complottando per distruggere la famiglia. Tant'è che Suor Lucia, al Cardinale Caffarra di venerata memoria, che è scomparso qualche mese fa, gli ha scritto una lettera dicendo che oggi la lotta ultima, fondamentale, tra Dio e Satana si svolge nella famiglia. Ecco perché le famiglie vanno in rovina, perché non avendo gli strumenti e le armi della grazia per difendersi dagli attacchi di Satana, vanno in rovina, non resistono alle tentazioni, specialmente l'adulterio, che è diffusissimo, è qualcosa di spaventoso quanto sia diffuso oggi l'adulterio. L'adulterio è una delle prime cause della distruzione delle famiglie. Ma poi tutto il resto, questa vita molto superficiale, questa mancanza di dialogo, questa mancanza di valori, questo bene fondamentale che sono i figli all'interno della famiglia. Quindi non comprendendo questi valori fondamentali, chiaramente le famiglie purtroppo vanno spesso in rovina. E chi è che deve difendere la famiglia? Principalmente il padre. Deve difendere la famiglia perché, come dice Gloria, ha ricevuto proprio un pastorale celestiale, un bastone ricurvo di luce. Era una grazia, un dono di Dio, era l'autorità di Dio Padre infusa in mio padre affinché la esercitasse nella sua famiglia e guidasse il suo gregge lungo il cammino di questo mondo, nel quale ci sono tanti lupi desiderosi di cancellare il matrimonio. Anche mio marito ricevette la stessa grazia. A mia madre, invece, Dio pose nel cuore un fuoco grandissimo. Era l'amore di Dio. Mia madre era una donna molto pura e Dio, attraverso di lei, stava ridando la gioia della purezza al mio povero papà, che già dall'età di 12 anni aveva avuto le sue prime esperienze sessuali aberranti, quando fu portato da mio nonno in un postribolo, cioè in una casa di prostituzione, a 12 anni, poveretto. Aveste visto gli spiriti immondi che gli si attaccarono addosso. Ecco, questo è da capire. Quando si compiono peccati sessuali, gli spiriti immondi si attaccano addosso alla persona che pecca, e quello poi se li porta addosso
e come vediamo agiscono questi spiriti. Sentiamo cosa dice Gloria. Questi spiriti che sembrano larve, sanguisughe, si appiccicano addosso e tutti quelli che hanno delle relazioni sessuali extraconiugali iniziano ad appiccicarsi nei genitali per poi spargersi in tutto il corpo, sottraggono gli ormoni, si insinuano nel cervello, prendono l'ipofisi, la ghiandola pituitaria, piano piano prendono possesso della parte neuronale dell'organismo e incominciano a generare una quantità di ormoni che inducono gli sventurati peccatori ad essere maggiormente soggetti ai propri bassi istinti, trasformando un libero figlio di Dio in un essere talmente schiavo dei propri genitali da essere persuaso che si possa essere felici solamente se viene soddisfatto l'istinto sessuale. Capite, carissimi, come si riducono i peccatori, specialmente quelli che peccano dal punto di vista sessuale? E voi pensate, un marito che va a prostitute o che compie adulteri, magari spesso, poi va ad avere rapporti con la moglie e si porta addosso tutti quegli spiriti maligni che magari attaccano poi anche la moglie e magari poi la moglie incomincia a peccare anche lei. Quindi col demonio si scherza poco, ogni peccato che si compie ci mette sotto l'azione del maligno e questo non si considera molto oggi, anche perché molti pensano che il maligno non esiste e lì chiaramente ha compiuto il suo disegno fondamentale di rendere completamente schiavo l'uomo e di renderlo talmente superbo da pensare di essere lui Dio, da negare persino l'esistenza di Dio. Tant'è che, come dice l'Apostolo Paolo, quelli che hanno travisato completamente l'immagine di Dio si sono poi abbrutiti negli atti sessuali contro natura e si sono infiammati di ardore, di istinti bassi, uomini con uomini, donne con donne. Questa è la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani nel capitolo primo. Quindi non si scherza con i peccati ci rendono schiavi del maligno. Ecco, adesso voglio leggere qualcuno dei vostri commenti, che sicuramente ci saranno perché so che tanti di voi soffrono a causa di situazioni matrimoniali difficili. Lorenzo Mossi dice, Don Pietro, chiedevo, ma quando un essere umano fa peccato, che esso sia mortale o meno, oppure veniale o altro, e si pente, la conseguenza di essi scaturiscono malattie e afflizioni? Sì, carissimo Lorenzo, questo l'ho già detto in un'altra diretta, la Madonna a Don Stefano Gobbi in un messaggio molto lungo si è soffermata proprio sui peccati della carne, in modo particolare i peccati sessuali e tutto quello che riguarda la sessualità, e dice che il primo flagello che Dio manderà sul mondo del libro dell'Apocalisse sarà proprio l'AIDS e i tumori e tutte quelle malattie che fanno soffrire molto nel corpo, proprio come purificazione per via di tutti questi e come punizione anche per via di tutti questi peccati sessuali. Quindi, continua Lorenzo Moss, le malattie e le varie afflizioni di un essere umano sono dovute dai propri peccati o perché è ciò che doveva accadere ad una persona? Allora, alcune cose accadono perché devono accadere, non devono accadere che c'è il cosiddetto fato, no, greco, oppure il destino, no. Accadono perché nella casualità della nostra vita umana, poiché siamo creature e siamo, diciamo, soggetti alla malattia e alla morte, ci possono capitare delle malattie, casualmente. Ma anche alcune malattie capitano a causa dei peccati. Questo è un principio che nessuno può cancellare, anche se alcuni teologi lo negano. Ma questo è il principio fondamentale che deriva dal peccato originale. Lo dice la scrittura, il libro della Sapienza dice la sofferenza e la morte sono entrate nel mondo per invidia del diavolo. Senza il peccato originale non ci sarebbe stata né sofferenza e né morte. Però dice anche la Madonna da Stefano Gobbi che si ammaleranno di tumori anche i buoni per in qualche modo riparare i peccati dei cattivi. È un po' la cosiddetta espiazione vicaria, che è quella che ha fatto Gesù, cioè Gesù ha sofferto in modo indicibile al posto nostro. Quindi la sua sofferenza ha risanato la nostra natura umana. Se non ci fosse stata la sua sofferenza, noi tutti saremmo andati all'inferno. Gianni e Annarita Bruno dice, è vero Don Pietro, io non ho capito nulla, forse non sto facendo il corso prematrimoniale
È stato un grande errore. Eh sì, carissima, sicuramente Anna Rita deve fare il corso prematrimoniale, però bisogna anche dire che nel corso prematrimoniale di queste cose non si parla. E questo qui non va bene, si parla poco di questi aspetti di cui ci sta parlando Gloria Polo. È veramente una catechesi straordinaria questa di Gloria Polo, che fa comprendere delle cose misteriose, mistiche, spirituali, che agiscono però realmente nella nostra vita e la condizionano grandemente, tant'è che chi non li considera e chi cade in questo tipo di peccati poi va alla rovina, specialmente chi si sposa. Francesca Ester Mariano dice: Santa Famiglia di Nazareth, proteggi tutti i matrimoni e le famiglie. Bravissima, carissima Francesca, bisogna consacrare ogni giorno le nostre famiglie ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, o anche alla Santa Famiglia di Nazareth. Questa è una grande protezione, perché con delle semplici parole, però con un atto di volontà, noi ci mettiamo sotto la protezione di Gesù, Giuseppe e Maria, e dunque ci togliamo dall'influenza dei demoni. Miriam Zerbin dice: prego per me, il 26 ho divorzio ed ho avviato pratiche per nullità. Ho vissuto anni di calvario, il mio ex mi ha tradito e maltrattata. Ci dispiace, carissima Miriam, purtroppo è la situazione di tante coppie, questa che lei dice. E se il matrimonio era veramente nullo, cioè se non c'è mai stato, è bene che si vada alla nullità. Se per caso non dovesse venire riconosciuto nullo, lei rimane la moglie di suo marito finché in morte non vi separi. Allora lì deve pregare tutti i giorni per suo marito, per la sua conversione e anche per la sua salvezza, così come ha fatto la mamma di Gloria Polo. Patrizia Aragone dice: Don Pietro, poi ci sono pure i malefici sui matrimoni, che orrore. Ecco, questa è una realtà che io sto scoprendo sempre più, carissima Patrizia, di tanti matrimoni, perché sto ricevendo diverse persone, sto ascoltando diverse persone che sono andate in rovina a causa di una legatura, di una fattura fatta sul loro matrimonio, tante volte dalla stessa donna che ha voluto l'uomo di una coppia sposata, no? Quindi questa è una cosa, ma perché si è così deboli nei riguardi delle fatture dei malefici? Perché purtroppo probabilmente non si era in un cammino spirituale molto forte, e dunque magari in quella famiglia non si pregava, non si andava a messa insieme marito e moglie, non ci si accostava ai sacramenti della confessione e della comunione, non si usavano i sacramentali, e quindi quando il diavolo mette nella testa a qualche donna, solitamente la donna, di fare un maleficio al marito di un'altra donna, quell'uomo cade e poi rimane schiavo, anche se continuerà a soffrire nella nuova unione che andrà a contrarre peccaminosa, perché l'uomo non sarà mai felice, l'uomo che lascia la propria famiglia, la propria moglie e va con una donna in una unione adulterina, no? Non sarà mai felice, sarà sempre infelice, però si sentirà sempre legato a quella donna da un legame misterioso, strano e malefico. Allora ci vuole qui da parte dell'uomo la buona volontà di liberarsi da quel legame, perché altrimenti le preghiere solo della moglie non basteranno. Patrizia Aragone dice: Don Pietro, poi le persone oggi non credono più al matrimonio, dicono che è solo un contratto. E questo è chiaramente perché? Perché hanno smarrito la fede. Non credendo in Dio non possono credere neanche al matrimonio. Meglio le convivenze, eccetera, famiglie allargate, eccetera. Anche la nuova generazione, vedendo questi esempi in giro sui matrimoni, si allontanano da Dio. E infatti, come abbiamo detto, la condizione dei giovani è difficilissima. Quindi la Madonna chiede di pregare continuamente per i giovani. E io dico a voi che siete mamme, a voi che siete papà, di pregare continuamente per i vostri figli, di custodirli, di dargli un buon esempio, di dare buoni consigli, di cercare di spingerli a praticare la fede e di far incontrare qualche bravo sacerdote che li possa seguire. Altrimenti, nel contesto sociale in cui ci troviamo oggi, in questa grande confusione, rischiano di perdersi e veramente di poi dannarsi l'anima. Tina Garofalo dice: io al matrimonio ci credo anche perché sono 17 anni di matrimonio e 10 di fidanzamento, ma tra me e mio marito c'è rispetto, dialoghiamo, è ovvio che ci sono giorni di litigi perché lì finiscono, però lì finiscono. La cosa che ci duole è il ruolo dei genitori,
che ci fa essere molto nervosi perché non riusciamo a capire i nostri figli e oggi non è facile. Spero che sia solo perché sono adolescenti e immaturi. Non è solo questo, è tutto l'ambiente carissimatina che li porta ad essere completamente svuotati dei valori, dei principi, già la televisione, il cellulare, ma anche la scuola, perché se a scuola voi pensate che alle ragazzine, ai ragazzini, no? Quando chiedono a quanti anni si possono avere rapporti sessuali, rispondono tranquillamente, non c'è un'età, quindi possono iniziare a 11 anni, a 12 anni, a 13 anni, qual è il problema? E infatti io qui, nella vicina provincia, parlando con gli assistenti sociali, qualcuno mi ha detto già a 13 anni vengono a fare il primo aborto. E voi pensate a una ragazzina che a 13 anni ha già un aborto sulle spalle, cioè una vita rovinata, si porterà quel trauma per tutta la vita. E a parte il fatto che poi con l'aborto si hanno delle conseguenze spirituali molto negative, è una forma proprio di consacrazione al maligno l'aborto, come abbiamo visto tante volte. Patrizia Ragone dice, scusate, anche molti sacerdoti non credono al demonio. Io la stimo moltissimo, Don Pietro, perché lei ci crede. Ma, carissima Patrizia, se non ci credono è un problema veramente grave che hanno, perché è il Vangelo che lo dice con chiarezza. Cioè Gesù ha lottato tantissimo contro Satana. Un terzo del Vangelo parla della lotta di Gesù contro il demonio. Chi nega l'esistenza del demonio deve negare un terzo del Vangelo. E deve praticamente dire che Gesù è stato un bugiardo a fare quella lotta. Quindi chi nega l'esistenza del demonio veramente si trova in una situazione molto difficile dal punto di vista spirituale, specialmente se poi è un ministro, per carità. Maria Berta, Don Pietro, io al mio matrimonio in chiesa ho pianto tutto il tempo per l'emozione. Figuratevi che il parroco mi ha chiesto se c'era qualcuno che mi aveva costretto a sposarmi, ma era l'emozione di stare al cospetto di Dio per fare un giuramento. Prego il Santo Dio di riuscire sempre a mantenerlo con la grazia dello Spirito Santo. Ora sono già 30 anni che siamo sposati in grazia di Dio, anche se ne abbiamo passate tante, ma tradimenti mai, grazie a Dio. Bene, sono contento per lei, carissima Maria. Speriamo che, appunto, giungiate alla fine dei vostri giorni perfettamente in comunione e amore con vostro marito. E, insomma, possiate dare testimonianza che il matrimonio, anche nelle difficoltà, è sicuramente un grande dono che Dio fa all'uomo e alla donna. Ecco, leggo qualche altro vostro commento. Rino Speranza dice, come diceva San Paolo, il desiderio della carne va contro lo spirito. Proprio così, carissimo Rino. Oggi purtroppo le TV, i mass media aiutano poco le famiglie, le coppie. L'amore coniugale consiste nel DNA del suo sacramento, nel bene e nel male, nella buona e nella cattiva sorte. Perché oggi, attraverso i mass media, ciò che si porta avanti è soltanto l'istinto carnale, soltanto l'edonismo, cioè la ricerca del piacere a tutti i livelli, soltanto la superficialità e la vanità. Pensate a tutti questi programmi che fa Maria De Filippi o altri, no? Veramente sono una rovina per i giovani, perché gli danno una visione della vita, una visione della realtà, completamente distorta, superficiale, assurda, a parte il fatto che si strumentalizzano molto in questi programmi televisivi gli affetti, i sentimenti, no? Si mettono in piazza delle cose molto intime, molto profonde. Veramente stiamo vivendo un tempo molto difficile. Roberta Calzolari dice, se un matrimonio è dichiarato nullo, viene sciolto in cielo? No, carissima Roberta, se il matrimonio viene dichiarato nullo, vuol dire che in cielo non è mai stato unito. Questo è il discorso. Quindi la dichiarazione di nullità matrimoniale consiste nel dire che quel matrimonio non è mai stato valido, quindi davanti a Dio non è mai esistito. Quindi non è una dichiarazione di nullità, ma è un riconoscimento di nullità, cioè viene riconosciuto nullo, non dichiarato nullo. Quindi riconosciuto nullo vuol dire che non c'è mai stato quel matrimonio, quindi neanche davanti a Dio c'è mai stato il matrimonio, chiaramente. Anna Rita Bruno dice, io non ho fatto il corso prematrimoniale, mi sono sposata senza capire nulla ed ora sono divorziata. Ecco, capisce? Cioè bisogna essere consapevoli del passo che si fa, perché alcuni considerano il corso prematrimoniale come superfluo, infatti alcuni fidanzati fanno proprio fatica a fare il corso, invece una volta che poi lo fanno dicono, ah, è stato interessante, mi ha fatto capire tante cose.
E dura poco, perché solitamente i corsi prematrimoniali, anche noi qui nella zona lo facciamo, durano 9 incontri, alcuni durano 10, 11 incontri, forse qualcuno 20 incontri, però per prepararsi a un matrimonio che dura una vita sono pochi. Voi pensate, noi per fare i sacerdoti abbiamo bisogno di fare almeno 5-6 anni di studi, no? Per diventare sacerdoti. Voi per fare i genitori, che è un ruolo fondamentale, fate 10 incontri. Non è possibile, no? Non si capisce nulla. Bisognerebbe fare un cammino di formazione che durasse degli anni per arrivare a capire che cos'è veramente la grandezza del matrimonio cristiano. Maria Rosa D'Aloi dice: Don Pietro, io so che per i peccati confessati e assolti per il demonio sono cancellati completamente e mai ti potrà accusare di tali peccati, e poi dovremo attingere al tesoro delle indulgenze poco conosciute. Proprio così. Quando ci si confessa, ma ci si confessa veramente con il dolore, quindi con la piena contrizione, i peccati vengono completamente distrutti dalla potenza del sangue di Gesù, e il demonio non può più accusare di nulla, perché tra lui e il peccatore si mette Gesù stesso con il suo sangue. Come può il demonio accusare il sangue di Cristo? Quindi giustamente anche il potere di Satana viene completamente distrutto riguardo ai peccati passati. Rino Speranza dice: il problema coniugale è a monte. Per me il primo è amarsi e perdonarsi sempre. Si litiga, ma subito si deve far pace, soprattutto se ci sono i figli. Anzi, io vi dico, carissimo Rino, di non litigare mai davanti ai figli. Date un bruttissimo esempio ai genitori che litigate davanti ai figli. Poi mai sparlare dei propri genitori e soprattutto non abbandonarli nella vecchiaia. Sì, questo è un altro aspetto di cui abbiamo anche parlato nel quarto comandamento: onora tuo padre e tua madre, lodare Dio sempre per il proprio matrimonio. E l'altra cosa importante, carissimo Rino, che abbiamo già detto, è quella di pregare. La moglie deve pregare per il marito deve pregare per la moglie, entrambi devono pregare per la loro famiglia e poi per tutte le altre intenzioni. Daniela Dolci dice: mio marito è un essere diverso da me. Col discernimento ho capito che il Signore me lo ha posto accanto per aiutarlo a convertirsi, mettendo tutto nelle mani di Dio per amore, anche se con sacrificio spero di raggiungere la meta. Devi pregare molto, molto, carissima Daniela, perché in effetti alcune volte sono gli uomini, ma anche le donne, che devono essere aiutate dal proprio coniuge. Solitamente gli uomini sono un po' più distanti dalla fede, pregano molto poco, non vanno quasi mai a messa, e dunque è la donna che deve pregare di più. E infatti, se voi vedete anche come diciamo statistica di queste dirette, la gran parte siete donne e ci sono pochi uomini, perché siete più sensibili le donne alla fede. È un dono che il Signore vi ha dato, di essere più sensibili alla fede e di capire ancora più profondamente degli uomini i misteri della fede. E d'altronde Dio ha scelto una donna per venire nel mondo, no? Poteva fare un grande miracolo, invece ha scelto proprio la strada di nascere da una donna, perché la donna veramente ha per tante cose una marcia in più rispetto all'uomo. Quindi sì, preghi per suo marito, carissima Daniela, e con la sua perseveranza, come ha fatto Santa Monica, alla fine lo vedrà convertito. Luisa Cusmai: Don Pietro, io sono sposata da 40 anni, siamo un corpo solo da quando abbiamo perduto nostro figlio Vincenzo di 27 anni. Tutto è cambiato, siamo arroganti e pieni di rabbia. E questo non va bene, carissima Luisa, anche se avete perso un figlio, quel ragazzo adesso è al cospetto di Dio. E quindi capisco che ci possa essere una crisi, ci possa essere un momento veramente di sconforto, ci possa essere un disorientamento, no? Però poi bisogna riprendere il cammino. E assolutamente, anche il re Davide, quando perse un figlio, era veramente molto prostrato, poi però si riprese e ricominciò a vivere secondo la santa volontà di Dio. Quindi anche voi riprendete il cammino, non vi avvilite, vivete nella fede, perché noi siamo tutti orientati verso l'eternità. Quindi quel figlio che avete perso in questa terra lo rincontrerete. Lollo Pluto dice: Don Pietro, dovete aiutarci voi, dovete sostenerci voi, Dio si serve di voi, vi ha scelto lui, e così sia. Sì, carissimo
Lollo, io sto facendo quello che posso con queste catechesi e anche poi tanti di voi mi chiamano in privato e mi mandano messaggi e quindi cerco di consigliare, di confortare, di aiutare, di illuminare. Quello che posso fare lo faccio e poi principalmente anche di pregare per tutti voi che vi affidate le mie povere preghiere, ma non soltanto le mie, a quelle di tutti i cenacoli, poiché ormai abbiamo tante persone nei cenacoli e quindi vi esorto anche chi vuole partecipare a questi cenacoli di inviarmi il suo numero WhatsApp, così vi inserisco e tutti i giorni noi preghiamo. Così tutti insieme formiamo questa grande famiglia di fede che eleva una lode corale a Dio, un'invocazione incessante per ottenere tante grazie per tutti. Giuseppe Giglio dice: Don Pietro, con mia moglie siamo al 40° anniversario di matrimonio, alla fine ci invia una benedizione? Sì, con piacere, carissimo Giuseppe, invierò una benedizione a voi e quindi a lei con sua moglie e anche a tutte le altre coppie che ci sono qui in diretta. Mariangela Sciascia: Gesù, Giuseppe e Maria, vi prego di salvare il mio matrimonio. Sono sposata da 43 anni, siamo sempre innamorati, ma da un po' di tempo siamo in crisi. Capite, anche dopo 40 anni di matrimonio possono arrivare le crisi. Mio marito non prega, e questo è il problema più serio, non capisce nulla di Dio, e questa è la cosa ancora più seria, e pensa solo al sesso. Questo qui è una rovina. Spero che Dio ci aiuti, la mia croce è molto pesante. E in effetti sì, penso proprio di sì. Cioè, se dopo 43 anni ancora si pensa ai piaceri carnali, cioè veramente si è capito poco della vita. Noi siamo orientati verso l'eternità, questi piaceri passeranno tutti, e l'unione coniugale non è per il piacere, l'unione coniugale deve essere casta e feconda, cioè ci si dovrebbe unire quando si vuole generare la vita. Questo è il progetto di Dio. Invece molti, la stragrande maggioranza delle coppie non vivono questo e chiaramente si crea una dinamica di egoismo all'interno della coppia e quella poi diventa una sofferenza specialmente per le donne. Valeria Baldari dice: è proprio vero Don Pietro, bisogna fare un cammino di anni, si deve avere la maturità, la consapevolezza di ciò che si fa, perché altrimenti, carissima Valeria, se non si è consapevoli poi arrivano i drammi, le separazioni, anche quando poi ci sono bambini piccoli, con traumi infiniti per questi bambini. Patrizia Ragone dice: però Don Pietro, sono pochissime le coppie che pregano oggi insieme. Ha perfettamente ragione, carissima Patrizia, io lo dico da tanti anni nella mia comunità, ma quando chiedo quanti siete le coppie che pregate insieme, pochissime, ma proprio come le mosche bianche. Eppure sono tantissimi anni che dico sempre le stesse cose, ma non ascoltano. Basterebbe poco per vivere in pace, per vivere in grazia di Dio, per essere preservati da tanti mali, però non ascoltiamo. E cosa si può fare? Nulla. Facciamo quello che è possibile. Ecco, riandiamo ancora un attimo alla testimonianza di Gloria Polo, così leggiamo qualche altro brano. Ecco, metto il testo così anche voi riuscite a leggere magari. La sessualità umana è una benedizione di Dio, quindi la sessualità umana non è un peccato, se viene vissuta all'interno del progetto di Dio, è una grande benedizione perché attraverso la sessualità si genera la vita. I genitori diventano procreatori, cioè creano insieme con il creatore dell'universo una nuova vita. Compresi che se si giunge al matrimonio vergini, si riversano abbondanti benedizioni sulla coppia, perché nella verginità l'anima è sposata con Dio. E voi invece oggi pensate quante ragazze giungono vergini al matrimonio. Pochissime. Qualcuno sarebbe portato a dire nessuno. Io vi posso dire che non è vero che ci sono delle coppie di giovani che arrivano vergini al matrimonio. Ne ho conosciute alcune. E questa è una cosa bellissima. Anche diverse ragazze che hanno detto no, io prima del matrimonio non faccio nulla, voglio arrivare vergine al matrimonio. Ancora grazie a Dio ci sono queste ragazze. Però il mondo che cosa ti dice? Quello che insegnano a scuola ai ragazzi, alle scuole superiori, quando si possono avere rapporti sessuali? Ah, non c'è un'età. Quindi non è che si dice all'interno del matrimonio, quando raggiungi la maggiore età, no, quando vuoi divertirti, diverti. Dei ragazzini e delle ragazzine che ascoltano questo a scuola vengono distrutti completamente nella loro moralità. E questo è un modo di corrompere le giovani generazioni all'interno delle scuole. Quindi fate attenzione, carissimi genitori,
a quello che insegnano ai vostri figli, senza contare poi questa nefasta e diabolica ideologia del gender che ormai sta entrando in tutte le scuole di ogni ordine e grado. In cosa consiste? Nel dire che l'uomo non è tale in quanto maschio e la donna non è tale in quanto femmina, ma l'uomo può scegliere di essere femmina e la donna può scegliere di essere maschio. Cioè la confusione totale dei ruoli e dei sessi, dell'identità naturale che Dio ci ha donato. Questa è una cosa assurda, veramente. È un progetto satanico di distruggere l'umanità. E chiaramente distrugge fin dall'inizio della vita dei bambini e delle bambine la verginità, perché insegnano che ci si deve masturbare, che ci si deve toccare nelle parti intime. Questo anche in dei programmi europei, che vengono poi dati ai ministeri della cultura, delle scuole, di tutti i paesi dell'Europa. Quindi è una cosa veramente spaventosa quello che sta avvenendo. Vigilate su quello che insegnano ai vostri figli. Continua Gloria Polo. Quante benedizioni quando la coppia è pura, quando nel primo atto sessuale si versa il sangue della purezza di entrambi. Dio si glorifica perché ha voluto questo sangue come patto di unità e di santità della coppia. La sessualità non è un peccato, fratelli. Dio l'ha data, infatti, in benedizione, perché una coppia potesse esprimersi attraverso un amore fecondo. La vera sessualità non esclude Dio, è la coppia e Dio, capite? La vera sessualità non esclude Dio, è la coppia insieme con Dio, perché in quel momento Dio genera l'anima, quando c'è l'unione dei gameti maschile e femminile. Lo Spirito Santo è sempre presente sul talamo nuziale, perché il letto diviene l'altare del sacramento dell'amore. Voi pensate quanto soffre Dio a vedere dei letti nuziali profanati con dei rapporti che sono sporchi, alcune volte anche contro natura, all'interno del matrimonio. E purtroppo oggi c'è un'immoralità diffusa anche a causa di questa pornografia che attraverso i computer ormai è dilagante, e i siti pornografici sono quelli più visitati al mondo, tant'è che ci sono delle persone che ormai diventano dei veri e propri pornodipendenti, e purtroppo mi è capitato diverse volte di mogli che soffrono a causa di mariti che sono schiavi della pornografia e poi chiaramente vogliono ripetere quelle schifezze che vedono nella pornografia. In altre parole, in questo letto si trova la benedizione del sacramento del matrimonio e vi abita lo Spirito Santo. Come soffre Dio al vedere un marito e una moglie incapaci di vivere una sessualità piena. Dunque Dio soffre quando vede che c'è un marito e una moglie che sono incapaci di vivere la sessualità nel modo pieno secondo il suo progetto. E cioè come piccolo territorio di Dio, amore, nel quale non si ricerca il piacere fine a se stesso, ma all'interno di una potenzialmente feconda donazione reciproca, quindi potenzialmente feconda. Quindi la coppia deve ricercare la fecondità nel rapporto coniugale e non il piacere. Il piacere è un accessorio, diciamo, è un qualcosa che completa, così Dio l'ha voluto mettere per una completezza dell'atto, per una gioia dell'atto, ma non come fine dell'atto sessuale, assolutamente. Il fine dell'atto sessuale è duplice: la piena comunione dell'uomo e della donna, i due saranno una carne sola, e la fecondità della vita. Se manca una di queste due condizioni, la piena comunione, che deve essere prima spirituale attraverso il sacramento del matrimonio, poi carnale nel modo giusto secondo natura tra l'uomo e la donna, e poi chiaramente l'aspetto della fecondità della vita, cioè generare un nuovo essere umano nel quale Dio infonde l'anima. Voi pensate allora a quanti rapporti sessuali oggi sono secondo la volontà di Dio. La vita matrimoniale. Dio benedice il matrimonio, è affascinato dalla bellezza di una coppia unita in matrimonio, desidera accompagnare gli sposi alla casa nuziale per stare con loro, operando la santificazione della coppia. La bellezza di questa benedizione matrimoniale nei miei genitori consisteva anche nell'opera di guarigione che il Signore voleva attuare in mio padre. Ecco, attraverso il matrimonio
Voleva guarire quest'uomo che purtroppo fin da bambino, non per sua colpa, era stato portato in un prostibolo, cioè in una casa di prostituzione. Il Signore voleva infatti sanare la sua sessualità aberrata e restituirgli molti doni per essersi sposato con una donna pura. Siccome era molto macio, però, e i suoi amici iniziarono a persuaderlo, timorosi che si lasciasse incatenare da una donna, che dovesse continuare a seguire una vita di bisbocce, sapete cosa fece mio padre? A meno di 15 giorni dalla celebrazione del matrimonio, si ritrovò in un prostibolo per dimostrare agli amici che continuava ad essere lo stesso macio di sempre. Come dice l'Apostolo Paolo, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, e purtroppo quest'uomo, frequentando questi amici cattivi, ha corrotto i suoi costumi e poi è diventato un grande peccatore, un grande adultero. E quindi vi raccomando, se frequentate persone che hanno un comportamento sbagliato, immorale, e che si comportano così come faceva il papà di Gloria Polo, allontanatevi, perché non sono persone. Dimmi con chi pratichi e ti dirò chi sei. Chi frequenta un adultero prima o poi lo diventerà. Quindi è meglio trovare delle persone sane, anche se sono poche oggi, che andare in cerca di molti ma che vivono nel peccato. Se lo prese la bestia, cioè Satana, e siccome queste cosacce, questi spiriti immondi, gli si appiccicarono addosso, mio padre si trasformò da pastore della sua famiglia in lupo feroce. Ed è quello che è successo purtroppo a molti mariti che, andando dietro a donne e commettendo il peccato di adulterio, sono rimasti incatenati a Satana. Satana si è appiccicato a loro e invece di poi diventare i custodi, i protettori, i difensori della propria famiglia, diventano i lupi rapaci che distruggono le proprie famiglie, che fanno del male ai propri figli, che distruggono la vita familiare e lo stesso sacramento del matrimonio. Ecco, leggo qualche altro vostro commento. Lollo Pluto dice: è bellissimo, Don Pietro, amarsi in modo innocente, ma purtroppo siamo circondati in ogni modo da idee, gesti che arrivano dal male, che ci distruggono, portano i mariti, i papà ad essere lontani dalla Chiesa, a prendere magari in giro le mogli che pregano, che pensano al piacere fisico e non a quello del cuore, dell'innocenza, del puro amore che Dio vuole da noi. Dio ci perdoni davvero. E purtroppo questa è la triste realtà di tanti matrimoni, e quante donne, vi posso garantire, soffrono a causa di questi mariti che vanno alla ricerca soltanto di un piacere sessuale e che strumentano la propria moglie, alcune volte trattandola come una prostituta. Questo è veramente qualcosa di assurdo. E io vi dico, mogli, non lasciatevi trattare da prostitute. Voi siete mogli, non siete prostitute. Quindi il marito deve vivere la sessualità all'interno del matrimonio in modo giusto e in modo santo, non come se fosse in una casa di prostituzione. Lorenzo Moss: purtroppo la massoneria decide i programmi TV, i programmi scolastici e universitari. Decidono tutto loro come deve tergiversare il mondo, tutto, di tutto, anche la politica. Ma il Signore Gesù perché non interviene su di loro? Per porre fine a questa setta malvagia e satanica? Ha perfettamente ragione, carissimo Lorenzo. La massoneria sta distruggendo il mondo, tant'è che sono stati scoperti i programmi della massoneria che vogliono distruggere la fede della Chiesa attraverso l'immoralità dei popoli. Perché quando i popoli incominciano a non osservare più i comandamenti di Dio, perdono anche il senso di Dio e poi si rivoltano contro Dio. E allora Dio porrà un fine anche a questo. Mi viene in mente il libro di San Giovanni Paolo II, Alzatevi, andiamo. In questo libro il Papa dice: e non capivo come mai potesse dilagare tutto questo male, e parlava del nazismo e anche del comunismo. E il nazismo durò circa 20 anni, il comunismo mi sembra circa 70 anni, se non vado errato. E lui dice: non capivo come mai questo, il primo fu distrutto, l'altro invece continuò e continuò a fare tantissime morti, a distruggere intere popolazioni. Ecco, ma Dio a un certo punto pone un limite al male.
La divina misericordia a un certo punto interviene e distrugge il male. Quindi anche la massoneria, carissimo Lorenzo, ha i giorni contati, e non soltanto la massoneria, ma tutto il male che c'è nel mondo, e non soltanto il male che c'è nel mondo, ma anche Satana ha i giorni contati. E poiché Satana lo sa che ha i giorni contati, sta moltiplicando le sue forze con tutti i miliardi di demoni che ha a disposizione per tentare di portare più anime possibile all'inferno. Quindi resistiamo in tutti i modi a questo attacco di Satana, specialmente contro la Chiesa e contro la famiglia. Che poi la Chiesa è la famiglia dei figli di Dio e le famiglie sono piccole chiese domestiche. Antonella Nedda dice: tutti hanno trasmesso e trasmettono i video di Roberto Benigni sui 10 comandamenti e altro. Che cosa ne pensa? Io non sono favorevole al suo modo di trasmettere il messaggio dell'amore di Dio. Carissima Antonella, Roberto Benigni fa bene a fare il comico e lasci stare la parola di Dio, perché ha detto un sacco, scusate, di stupidaggini. Non è in grado di poter insegnare i comandamenti di Dio, ha proprio travisato completamente alcuni comandamenti, quindi concordo perfettamente con lei. Speriamo che non dobbiamo mettere i comici adesso ad insegnarci la parola di Dio. Questo avviene chiaramente perché vuol dire che anche coloro che ne hanno il compito hanno rinunciato, tant'è che qualcuno anche di questi ha elogiato Roberto Benigni. Cose assurde. Roberto Benigni ha detto delle cose che Dio non pensa e non ha detto, quindi ha interpretato, non secondo il pensiero di Dio, i suoi comandamenti. Roberta Painini: Don Pietro, come posso vivere la sessualità con un marito che mi tradisce e che l'atto sessualità per lui è un dovere per la donna e un'esigenza fisica per l'uomo? Deve dialogare, carissima Roberta, e fargli capire che lei non è un oggetto, che lei è una persona e che la sessualità ha delle dinamiche ben precise, sono quelle che io sto spiegando questa sera. Perché altrimenti tutto si riduce a un puro atto di piacere e ad una strumentalizzazione di un essere umano, ed è un peccato gravissimo, perché la donna non è una bambola, è un essere umano, e nell'atto sessuale c'è una grande benedizione di Dio, che è quella di poter giungere alla piena comunione, i due saranno una carne sola, e alla fecondità della vita. E crescete, moltiplicatevi, siate fecondi, riempite la terra e soggiogatela. Questa è la prima grande benedizione che Dio dà alla prima coppia di Adamo ed Eva, ed è questa che deve essere vissuta in ogni matrimonio. Il resto è purtroppo un problema di cui stiamo parlando, cioè la mancanza di fede e dell'essere schiavi sia del maligno che del peccato. In ogni caso, lei non deve assoggettarsi a delle cose che non sono secondo la volontà di Dio, questo è sicuro. Maria Barbieri dice: Don, le faccio qualche domanda su Messenger per quanto riguarda questo argomento. Sì, d'accordo, se qualcuno ha bisogno di situazioni particolari, di risposte a situazioni particolari, tranquillamente potete inviarmi dei messaggi privati, che chiaramente non è bello qui esporre pubblicamente. Angelica Saputo: grazie Don Pietro, mi può consigliare un libro di Giovanni Paolo II che parla della risurrezione? Carissima Angelica, in questo momento mi viene di consigliarle invece un libro che parla dell'amore coniugale, che si chiama Amore e responsabilità, bellissimo. E poi riguardo la risurrezione ci sono tantissimi interventi, più che un libro, perché non ce ne sono libri di San Giovanni Paolo II che parlano in modo specifico della risurrezione, ma di tutto il mistero. Ci sono tutti i libri che San Giovanni Paolo II ha scritto, come uno, adesso non mi viene in mente, il titolo non mi viene in mente. Comunque ci sono tutte le omelie che il Santo Padre Giovanni Paolo II ha pronunciato in occasione della Pasqua. Quindi basta che vada su internet e le trova tutte, e sono bellissime. Manuela Coricchia dice: ma Don Pietro, ci sono uomini che sono chiusi completamente, parlare è inutile. Allora bisogna agire, cioè bisogna metterli al loro posto, se non si riesce con le parole si fa con le azioni. Bene carissimi, abbiamo raggiunto la nostra ora, che è volata velocissimamente come al solito, sono le 23:19. Quindi facciamo un momento di preghiera e poi faccio una benedizione per tutte le famiglie che sono qui in diretta.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splende ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, difendici nella lotta, sì, il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio. Il Dio lo domini, supplichevoli te lo chiediamo, e tu, col divin potere, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che vanno vagando per il mondo, a perdizione delle anime. Amen. Nostri santi protettori, pregate per noi. Adesso faccio proprio la benedizione per le coppie che siete in diretta, o anche se c'è soltanto uno dei due della coppia, su di voi, ma che estendo anche al vostro coniuge, alla moglie o al marito. Il Signore sia con voi. Adesso impongo le mani su tutti voi. Sii benedetto, o Dio creatore e salvatore del tuo popolo, tu hai voluto che la famiglia fondata sul patto nuziale sia segno sacramentale del Cristo sposo e della Chiesa sua sposa, e fondi l'abbondanza delle tue benedizioni su queste coppie e su queste famiglie riunite nel tuo nome, e fa che i suoi membri congiunti nel vincolo dell'amore siano ferventi nello spirito, assidui nella preghiera, premurosi nel reciproco aiuto, solleciti alle necessità dei fratelli, testimoni della fede in parole ed opere, siano preservati da ogni male, da ogni pericolo e da tutte le insidie del maligno, possano crescere nella fede, nella speranza, nella carità, avere pace, serenità, salute e prosperità, possano giungere alla fine dei loro giorni, insieme con tutti i loro cari, nella beata patria del paradiso. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.